Che cos'è la meditazione? Bene, allora, innanzitutto ci sono persone che già praticano alcuni tipi di meditazione, ci sono persone che praticano alcuni tipi di rilassamento, alcune persone praticano la coerenza cardiaca, che è un altro strumento ancora, però fondamentalmente moltissime persone, parlando di meditazione, si aspettano l'idea della meditazione guidata, quindi chiudiamo gli occhi, entriamo nella nostra caverna, visualizziamo questo fiore bellissimo e adesso siamo trasformati. No, assolutamente no. Questo non è quello che facciamo noi, non è quello che pratichiamo noi e non è quello che dà risultati nelle profondità dell'individuo, ok? Io quello che faccio è rifarmi, ovviamente, in tutto il mio lavoro alla meditazione Vipassana, che è la meditazione che pratico da tantissimi anni. Ma innanzitutto, parlando di meditazione, parliamo di frequenze. Fondamentalmente, immagina di essere in una situazione di grosso caos, sei in una grande città, sei di corsa perché stai facendo le spese, passa un'ambulanza con il suo con la sua sirena, il suo suono rumoroso, poi passa la polizia, poi a un certo punto senti uno sparo. Oddio, mi accuccio e cerco di salvarmi la vita, la prima cosa che faccio, ok? In quel momento il tuo cervello sta vibrando alla frequenza delle onde gamma, ok? Quindi quelle più intense che puoi sperimentare. È quando vivi la tensione, ok? Dopodiché ti accorgi che il pericolo è passato e entri in un bar, ti bevi un tè, ti rilassi un attimo ed entri in beta. La frequenza beta è la frequenza delle onde durante la veglia, ok? Ah, finalmente ti senti al sicuro, torni a casa, ti fai una bella doccia, ceni e poi ti riposi un attimo e decidi di andare a dormire. Appena prima dell'addormentamento vivi le onde alfa, quindi chiudi gli occhi, ti rilassi, il corpo è completamente rilassato, il sistema nervoso simpatico ha lasciato il comando al parasimpatico, stai digerendo il cibo e chiudi gli occhi e ti lasci andare, stai vivendo nelle onde alfa. Quando ti addormenti, teta e delta a seconda della profondità del sonno che tu stai vivendo. Con la meditazione il nostro intento è portare la mente a vibrare alla frequenza alfa. Quindi sono sveglio, ma sono in una condizione che è come se precedesse l'addormentamento. Quindi il corpo è completamente rilassato, l'attenzione è attiva, ma il corpo è tranquillo. Questo è quello che noi andiamo cercando, ok? Ma non solo questo, perché all'interno di questa dimensione, più scendiamo dal beta all'alfa, e più la nostra attenzione vigile coincide con il corpo rilassato. Quando riusciamo ad ottenere questa unione di intenti, allora le nostre percezioni divampano. Ok? Ed è questo che a noi interessa. Perché? Perché l'esplorazione del corpo, che vedremo in un video successivo, che prende il nome di body scan, esplorazione del corpo, è in pratica la pratica della Vipassana e nei ritiri è molto profonda. Ovviamente faccio una piccola pubblicità ai ritiri di Vipassana. Se tu vai su internet e cerchi Dhamma con l'H, quindi Domodossola Hotel Ancona Milano Milano Ancona, Dhamma Atala, trovi il sito italiano del Dhamma, della Vipassana, ok? Un ritiro di meditazione Vipassana è un ritiro molto impegnativo, a cui se decidi di partecipare, con la consapevolezza che farai un lavoro molto molto profondo su di te. Io di ritiri di Vipassana sono 10 anni che ne faccio, praticamente, facendo più o meno il conto, e devo dire che quello che è accaduto a me è che la mia vita è completamente cambiata attraverso il lavoro con la Vipassana. Per chi non lo sapesse, ero a un ritiro di Vipassana e stavo passeggiando in questo prato tra una sessione di meditazione e l'altra e ho avuto proprio, mi si è accesa la lampadina, proprio ho avuto un'illuminazione e dentro di me è nata l'idea: metti i fiori di Bach nell'ombelico e porta questi temi in meditazione. E quindi ovviamente sono partito dalla famiglia, la famiglia che ha generato quelle che poi noi abbiamo chiamato le costellazioni floreali, che sono un lavoro
proprio di laser, finissimo, all'interno dell'albero genealogico, con queste pratiche e con la consapevolezza della psicogenealogia e quindi di come l'albero genealogico si costruisce, si sviluppa, nasce e muore in funzione di quello che è successo all'interno di questo albero genealogico.